Professor Rossi, lei ha parlato di una sorta di patologia dell'area metropolitana di Napoli, parlando di Napoli come di una città cosiddetta obeclea, l'ha definito obese, di un sistema economico che ristagna da anni, di un degrado generalizzato e di una vulnerabilità di quest'area metropolitana. Questo significa che quest'area metropolitana è ormai alla fine o c'è la possibilità di intervenire concretamente? Guardi, i problemi dell'area metropolitana oggi sono arrivati a un punto critico e non si possono più risolvere all'interno del limite della provincia, perché la provincia di Napoli è la più densamente abitata d'Italia e la più densamente edificata d'Italia, c'ha 2.642 abitanti per chilometro quadrato. E quindi non ce la fa a risolvere questa complessità di problemi. Se aggiungiamo poi che all'interno della provincia di Napoli ci sono due zone vulcaniche ad alto rischio permanente, il Vesuvio e i Campi Flegrei, il problema diventa irrisolvibile perché è sovraurbanizzato, sovrappopolato, con un alto rischio vulcanico, ma come si fa a risolvere questo problema? Allora è edificata, peraltro, al 75% il comune di Napoli, al 50% la provincia. Ma se voi togliete le due zone vulcaniche ad alto rischio permanente, insomma è tutto edificato. Quindi diciamo, questa patologia che si è costruita nel corso degli anni, nel corso degli ultimi 100 anni, mi sembra di Però è capire, esploso dal dopoguerra. è esplosa dal dopoguerra. Quindi questa patologia sicuramente in questo momento, con un'idea di area metropolitana, potrebbe essere affrontata se nell'ottica di una diversa riorganizzazione del Cioè territorio. di coinvolgere un'area più vasta in modo da realizzare quello che è stato da sempre nella zona napoletana, cioè di considerare un'unica unità geomorfologica di tutta la piana campana. La piana campana nell'antichità si chiamava Campania Felix, Varrone, Plinio parlano della Campania Felix, con una vegetazione straordinaria, una fertilità dei terreni, eccetera. Però dopo l'unità d'Italia, la Campania, il nome Campania, è stata estesa anche alla piana del Sele e ai Sanniti, per cui c'è un'unica unità geomorfologica vera, è quella della piana del Volturno. Allora, cioè l'antica Campania Felix può giocare ancora un ruolo nella misura in cui si riunifica come era nel passato. Riunifica significa considerare che la distanza tra Napoli e Caserta è di appena 20 km, cioè quanto l'isola di Manhattan. Allora noi non possiamo dividere una zona così piccola in due province, è insensata. Nel passato non è mai esistita una provincia di Caserta, è esistita solo dal 1818 in poi. Si è fatta la provincia, si è unificata, poi si è suddivisa ancora, riunificata, finché oggi noi siamo di fronte a questi dati. Una zona sovraurbanizzata, ad alto rischio permanente, vedete che nelle ultime decisioni quattro quartieri di Napoli, quattro, Sono rientrati sono nella lista. nella zona rossa, a oriente e a occidente. Allora noi dobbiamo soltanto sperare che i politici intelligenti capiscano che bisogna riunificare le due province, come era prima del 1818. Quindi diciamo, l'area metropolitana deve vedere una ricollocazione storica di quell'area perché adesso non sarebbe un'area metropolitana, non avrebbe Non presupposti. ci sono gli elementi fisici per risolvere i problemi, quindi sarebbe una congestione che porta all'agonia di tutto il territorio. O si allarga la visione territoriale alla piana campana. Vi do un dato preciso: la unificazione permetterebbe di arrivare a una estensione di 3.810 km², cioè quando l'Attica e Atene è poco meno della provincia di Roma. Allora, se noi riusciamo a capire che questo taglio di 4.000 km² e circa 4 milioni di abitanti è il taglio medio di una città metropolitana a scala euro-mediterranea, noi facciamo una scelta straordinaria e salutare e diciamo di puntare sull'asse Roma-Caserta, che
che ha due centri storici, due centri storici riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio monumentale mondiale, e che sono il centro storico di Napoli e la Reggia di Caserta. Su quest'asse è possibile riarticolare una strategia di riequilibrio territoriale e economico, in modo da rifondare anche l'attività produttiva, puntando su un fatto importante, sulla Piana Campana, l'Ager Campanus, come un'area ad alta produttività agroalimentare che diventa il motore di tutta una ristrutturazione generale della Piana Campana. Quindi lei di fatti già individua delle linee e un percorso nel quale l'area metropolitana e quindi anche la città metropolitana potrebbe articolarsi in questa prospettiva. E su questo lei ha fatto una proposta precisa, noi ne abbiamo già sentito parlare, questa idea di un master plan della città metropolitana che si articola in 10 progetti che insomma fondamentalmente ruotano intorno a un'idea nuova dei trasporti, una nuova viabilità intorno a quest'area nuova della città metropolitana e poi questa grande idea della frontiera dell'ecometropolitana. Insomma, il dato interessante è che occorre realizzare un asse di riequilibrio economico territoriale Roma, Caserta, Salerno, che è la spina dorsale di una infrastruttura fondamentale che oggi nel piano generale dei trasporti europei è il corridoio transeuropeo 1, cioè Berlino, Roma, Napoli, Palermo. Questa è la spina dorsale che può vertebrare questo territorio informe. Allora su questa spina dorsale noi agganciamo l'area metropolitana considerandola appunto come sintesi delle due province e arriviamo a una massa critica equivalente a una metropoli euro-mediterranea consistente. Allora questo ci consente di dire noi dobbiamo rifondare l'apparato produttivo, proteggere le aree verdi, quindi la visione eco-metropolitana, per cui c'è stata una prospettiva enorme, noi andiamo verso una nuova green economy, una economia verde che ci consente appunto anche di riammagliare il caotico sistema urbano che dal dopoguerra ha distrutto tutta la Piana Campana. Allora noi puntiamo sulla rottamazione della spazzatura edilizia post bellica priva di qualità e non antisismica da rifare completamente. Che era parte del patrimonio edilizio della città. E la cosa importante è che molto di questo patrimonio edilizio non è antisismico, cioè è a rischio. Allora abbiamo lei dice l'abbiamo inserita dentro una zona a rischio rosso ma senza avere fatto questo intervento. Esattamente. Allora noi oggi abbiamo una grande prospettiva di rimettere in moto l'economia delle città rottamando questa spazzatura edilizia e rifondando l'apparato produttivo intorno a che cosa? All'Ager Campanus come area ad alta produttività agroalimentare. È una prospettiva straordinaria, è quella che ha intuito Carlo di Borbone quando ha rialzato la Reggia di Caserta sui monti di Fatini a 17 km da Napoli, cioè quando praticamente era la distanza di Versailles da Parigi, perché lui era un pronipote di Luigi XIV e aveva volontà di gareggiare con questo suo alo per fare una reggia più bella di Versailles, e certamente quella di Napoli è più bella di Versailles. Quindi lei sta parlando di città metropolitana, parlando della legge che certo. Non parla di area, ma di città metropolitana, come del ritorno di una ex capitale a svolgere una funzione in Europa di questo livello. Assolutamente, avrebbe la possibilità di rimettere in moto quest'idea, l'economia, di rifondare l'armatura urbana e rifondare l'apparato produttivo, in una visione di grande respiro che io ho indicato orientando la città verso una nuova frontiera ecometropolitana. Professore, io però la devo portare a quella che è l'attuale situazione. Noi abbiamo una legge che identifica con un metodo di elezione piuttosto particolare, senza grandi partecipazioni democratiche e così via, la costruzione di una struttura burocratica che comunque dovrà esserci. Ecco, in che modo lei pensa che la società civile, il mondo degli intellettuali, delle professioni, possa contribuire comunque alla costruzione di questo progetto che oramai è in corso e che entro settembre dovrebbe addirittura portare alla definizione di uno statuto della città metropolitana? Guarda, la legge è discutibile, ma c'è anche potenzialità ancora da sfruttare. Ha commesso un errore gravissimo, non si sono accorti
che per l'area metropolitana di Napoli noi siamo nella condizione di essere l'ultima tra le 10 aree metropolitane indicate, perché è la più piccola, è addirittura 10 volte più piccola la provincia di Torino, che è 6.600 abitanti, cioè 6.600 km quadrati. Napoli è 1.171 abitanti per chilometro quadrato, cioè di chilometri quadrati, quindi praticamente è inconsistente. Non può sarebbe la città metropolitana più piccola del più mondo. Più piccola del mondo, più piccola di Bari. Ma dove andiamo? Se noi loro debbono correggere i politici questo gravissimo errore che hanno fatto non conoscendo la realtà dei luoghi, né conoscendo la pericolosità dell'area metropolitana di Napoli, che ha due aree, come abbiamo detto prima, ad alto rischio permanente, Vesuvio e Campi Flegrei. L'area della provincia di Napoli entra interamente nel grande raccordo anulare di Roma. Però immaginate questo grande raccordo con due aree vulcaniche ad alto rischio permanente e con una zona, con una città sovraurbanizzata. Sarebbe la fine. Quindi lei ritiene che magari nella definizione della parte statutaria di questa città metropolitana possano introdursi degli elementi che consentono di poter finalmente vedere ad una visione che è storicamente riconosciuta della città metropolitana? Questo è il punto. Naturalmente io faccio un appello alla intelligenza dei politici, perché le forze ostili ci stanno a questa unificazione e sono quelli che vedono la politica, hanno ridotto la politica a una lotta tra feudi, hanno feudalizzato la politica e non riescono a capire che se non si trovano masse critiche idonee, il processo non si mette in moto della rifondazione dell'armatura urbana della Campania e dell'apparato produttivo. Quindi bisogna avere uno scatto residuale, però fondamentale per arrivare alla percezione che i problemi o guardano lontano, altrimenti non si possono risolvere. Napoli sta implodendo con continuità, però c'è un fenomeno che loro sottovalutano: la fuga dalla città. Napoli negli ultimi 40 anni ha perduto un quinto della popolazione, ha perduto 250.000 abitanti. Oggi Napoli è ridotta a 960.000 abitanti, cioè quando nel 1945. Quindi con lo stesso PIL del 45, però avendo distrutto un patrimonio naturale straordinario e un territorio fertilissimo. Questo è il fallimento della politica urbanistica napoletana dal dopoguerra, è totale, con la responsabilità di tutti, destra, sinistra e centro. La ringrazio.